Ciao ragazzi, allora mi trovo in giardino oggi. Ho deciso di farvi un video perché vi voglio far vedere un attimino un po' quello che ho fatto. Perché dopo un po' di tempo di assenza ho deciso e ho sentito più che altro il richiamo di tornare alla terra. Come sapete tutti, abito in campagna, ho la fortuna di avere tanto terreno intorno a me e devo dire che in questi 2 o 3 anni, perché poi tra quasi un anno di gravidanza, 2 anni di Santiago, non ho potuto, non ce l'ho fatta proprio fisicamente, ma soprattutto mentalmente perché ero veramente piena di impegni e stavo male perché la terra è una medicina naturale. Io non lo so, però ognuno è abituato giustamente, insomma, alle sue abitudini, però io quando sto troppo lontano dalla terra, dal colore verde, dagli alberi, dai prati, dai parchi e quindi insomma anche dalla mia casa sto male, non riuscirei mai ad abitare in un appartamento, o meglio sì ci abiterei, però a un certo punto mi ammalerei, soffrirei di una malinconia, di una mancanza troppo grande. Oppure organizzerei probabilmente la mia vita in grandi e lunghe gite al verde, nelle campagne o negli agriturismi. Comunque, io sono molto fortunata, questo ringrazio Dio, ringrazio mio padre e mia madre perché insomma mi hanno dato questa possibilità che è rimasta oggi a me e a mia sorella, quindi ben venga e sfruttiamola fino in fondo. Comunque, dicevo, mi mancava proprio questa terra, mi mancava il richiamo. Io in tutta onestà, come penso molti di voi soffrono, io soffro molto per come sta la terra oggi. Io ritengo che la terra sia la nostra casa, e l'ho detto molte volte, però è anche la nostra mamma. Noi si parla di Dio e cielo, quindi come un padre celeste, e la terra è la nostra madre. Come sapete, in tutti i rapporti umani e animali, la mamma è un legame profondo che non può essere rotto. Ecco, io penso invece che oggi purtroppo aver fatto poi le città, ma soprattutto le metropoli, senza spazi verdi, tanti appartamenti che salgono in verticale, dove uno passa dalla stanza del lavoro alla stanza all'ufficio la stanza dell'ufficio, scusate, alla stanza magari di casa, il verde non lo vede mai, diventa proprio come ho detto prima solo ed esclusivamente la possibilità di una vacanza una volta l'anno, 2 volte l'anno. E questa è una cosa che non va bene. Cioè, la mamma ha un'energia che è la stessa che ci serve, che ci tranquillizza per rimettere in equilibrio tutta la nostra vibrazione. Quindi la madre ci permette di riequilibrare l'energia e di creare un equilibrio tra mente, cuore e pancia. Quindi ci collega alla terra e questa energia così forte ci aiuta poi ad ascendere verso un'energia celeste, verso l'alto. Ora, magari molti mi capiscano bene, per molti altri faccio discorsi un po' troppo profondi, però quando si comincia a lavorare con la terra, a lavorarla in agricoltura, nel giardinaggio, ma anche semplicemente il contatto, lo stare sdraiati a terra, il viverla, il guardarla, osservare che cambia. Vi ho aperto un concorso sul il presente proprio perché avevo voglia di darvi un piccolo compito. Vedo che le risposte sono state al momento poche e me ne dispiace perché so che mi guardate in tanti ed è un peccato, no? Perché comunque avevamo sempre in mano un telefonino. Fare delle foto al vostro presente veramente porta poco tempo perché se ne fanno migliaia di foto al giorno con i telefonini. Comunque era un piccolo esercizio per cercare di portare l'attenzione a ciò che vi circonda e la terra è una di queste. Oggi la terra sta facendo tanto perché sta cercando in tutti i modi di risanarsi e lo sta facendo anche, permettetemi il termine, ma incazzata e fa bene perché per guarire bisogna passare da una crisi. La terra sta ribollendo, è violentata, è maltrattata, è dimenticata soprattutto perché nessuno la pensa, ma è importante dare uno sguardo alla margherita che cresce nel prato, ma è importante anche percepire il battito della terra, no? E oggi abbiamo bisogno comunque di silenzio, abbiamo bisogno di un momento da dedicare e rivolgersi alla terra, appunto.
E quindi niente, io volevo solamente passarvi questo messaggio, e l'ho già detto molte volte, e vi faccio fare un giro perché comunque è più di un mese e mezzo che mi dedico alla terra, insieme a mio marito e al mio piccolo rospetto che ci gira sempre intorno. Abbiamo cominciato a marzo col potare gli olivi, e quindi è stato un bellissimo esercizio, una bella meditazione se vogliamo, perché poi l'olivo è una pianta che ti dà forza anche in fiore di Bacca, è l'olivo che cura la tua stanchezza mentale e fisica, no? Olive. Quindi prendere delle gocce di olive serve, è importante nelle situazioni in cui ci sentiamo molto stanchi, quindi l'olivo ti ridà energia. E toccare l'olivo e avere a che fare con la pianta dell'olivo, per quanto mi riguarda, equilibra proprio il tuo, la tua anima anche antica, perché l'olivo è una pianta secolare. Poi vedremo perché anche l'azienda di Remedia Erbe tirerà fuori un nuovo spirito degli alberi e sarà proprio l'olivo, quindi lo aspetto con imminenza. Poi vi ricordate, ora comincio a girare, vi ricordate che avevo fatto nel 2012 il video sul mio orto sinergico? Anche lì il mio cuore scalpitava, dovevo fare per forza qualcosa e dissi: ma caspita, io qui c'ho un sacco di terra, e misi, andai a cercare, studiai, comprai lì la permacultura e così via, e creai quella il circolare, la spirale, ecco, mi veniva il nome, e ci creai l'orto sinergico. Bene, allora io ho distrutto tutto quest'anno e invece ho cominciato a fare il mio giardino di piante aromatiche, andandoci a piantare tutto, ma ve lo voglio far vedere. Eccolo, eccolo qua. Quindi ho comunque lasciato la forma, perché comunque la forma del cerchio è la forma della terra. Sapete bene, io qui ad oggi mi rivolgo alle donne, ma è bene che lo sappiate anche voi, cari maschietti che ci amate tanto, che il nostro andamento ormonale è comunque circolare, ondulatorio come un'onda, e crea un circolo. Sapete che abbiamo tutte le fasi, le quattro fasi legate alle mestruazioni, girano, 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 formando un bel cerchio. Quindi il cerchio è un bellissimo simbolo che ricorda appunto la nostra mamma. Qui avevo piantato a quei tempi nell'orto sinergico proprio la melissa, l'avevo piantata un pochino più là, e durante questi anni mi ha praticamente seminato da sola grazie al vento da tante parti, quindi l'ho lasciata e la trovo da tutte le parti. Ho comprato l'erba cipollina, il basilico, la bellissima la lavanda che è rimasta sempre dall'orto sinergico componente qui centrale, il rosmarino. Ho preso diverse piantine di timo perché mi piace moltissimo il profumo. Ho comprato la salvia a foglia piccola e una salvia a foglia grande, l'origano e la maggiorana, che si distinguono tra di loro veramente per dei piccoli dettagli sulla foglia, però il sapore si sente molto bene. La menta, perché comunque d'estate si fanno i mojiti con gli amici. Questa è un'altra forma di timo. Abbiamo poi l'incenso. Ecco, questa è una piantina su cui mi vorrei soffermare, perché è una piantina che non è la pianta dell'incenso. Sapete bene che l'incenso è una resina, ma la ricorda tantissimo. E quando la sono andata, mi ha incuriosito all'agrario dove vado a prendere le cose, sono andata e c'è scritto incenso, a toccare la fogliolina in questo modo. A parte che è una foglia bella cicciona e grassottella, ma l'odore, quando andiamo ad odorarci appunto le mani o la stessa foglia, ha l'odore dell'incenso vero e proprio, proprio di quello che viene messo in chiesa. A me mi piace tantissimo, e quindi ho detto: come posso non metterla nel mio orticello a nuovo, nuovo aromatico? E diventerà grande, molto grande, farà un bel cespuglio. E poi un'altra cosa, qui sempre tutta melissa, ho lasciato delle fragole, che anche queste sono nate da sole dall'ultima volta dell'orto, e ho messo anche il carpo che ho rubato alla terra della Corsica. Quest'anno, la scorsa estate, sono andata in Corsica a farmi una vacanza, c'erano queste dune meravigliose piene di carpo. Ho piantato una parte, che una pianta ce l'ho in un vaso. Quindi questo è un po' il lavoro che è dedicato, che a cui io ho dedicato tempo in questo periodo. Mi sono arata per bene tutto il campo, la parte dell'orto da sola. Sono andata a scegliermi le piantine. Quindi le ho comprate con i miei soldini, mi sono messa giorno dopo giorno, insomma, a piantare, e ovviamente deve essere ancora finito, vedete che poi piano piano terminerò. Perché nel mentre vi faccio vedere anche, abbiamo fatto l'orto invece da questa parte. Quest'anno ho insistito con mio marito: oh, bisogna fare l'orto, bisogna rifare, tanto sapete che la donna in casa ha un grande potere, perché l'uomo sì ha il potere
in un certo senso della decisione, diciamo che ha il potere visibile, ma la donna ha un potere interiore molto forte e quando una donna decide qualcosa vedrete bene che la famiglia, compreso il marito, li va dietro. Quindi ho insistito molto per fare questo orto, quindi anche qui abbiamo cominciato ad arare, abbiamo fatto delle disposizioni, siamo andati a comprare le piantine, abbiamo preso le barberosse, i finocchi, i ravanelli, il sedano, le cipolle, tanti tipi di insalata. Quest'anno abbiamo piantato anche il mais perché a me piace tantissimo la pannocchia. Allora, andarla a comprare, che la riempiono anche lì di conservanti, perché purtroppo è così, noi siamo in mano di gente che non capisce più niente. E quindi io ho fatto queste cose e vi posso assicurare che mi ha regalato dei momenti meravigliosi. Non c'è shopping al centro commerciale che ti dona questa emozione meravigliosa. Guardate questo fico, per esempio, è giovane giovane, ma guardate che bel frutto che già ce n'ha uno qua e uno qua. Allora, la gioia di vedere un frutto attaccato all'albero che da fiore diventa piccolo piccolo e poi piano piano lo vedi crescere intorno a te è qualcosa di meraviglioso. Hanno fiorito già i ciliegi, ce n'ho 3 o 4 di ciliegi, ora non ci sono già più, quindi non so se ce la faranno a fare proprio le ciliegine quest'anno perché sono alberelli giovani giovani, però già vedere il fiore mi ha regalato una grandissima emozione. Allora, care amiche, sapete poi che vi dico, qualcosa ho già messo anche su Facebook, che ricomincio con i miei incontri di luna, quindi in luna piena e in luna nuova, qui a Lucca riesco insomma a mettere insieme un bel gruppetto di donne per cominciare a lavorare, perché è importantissimo sia che le donne stiano insieme e si rispettino l'un con l'altra e si amino l'un con l'altra, sia, sentite la mia titti? Qui abbiamo fatto poi lo spazio per le tartarughe, le tartarughine, qua abbiamo il pappagallino che sentite sempre urlare a squarciagola in casa. Abbiamo messo 2 gallinelle che ci regalano 2 uova al giorno, che devono essere rinchiuse, ecco, sono là sotto, zitte zitte, all'ombra, si vede che hanno caldo. Abbiamo fatto un sacco di cose. Tornando al discorso di prima, quindi importante che le donne siano insieme, ma soprattutto che lavorino per riprendere il contatto con la madre terra e quindi che venga attivato qualcosa attraverso degli esercizi, la respirazione, il confronto, la spiritualità, venga praticamente attivato qualcosa all'interno di ognuno di noi che ci riporti a terra nella maniera corretta, che ci faccia riconoscere nella maniera giusta come donne, come mogli, come mamme e come figli, perché la donna ha veramente dentro di sé un potere importante ed è quel potere che ci aiuterà in futuro, a partire da oggi, anzi siamo già partite in tantissimi, a curare la nostra terra e quindi anche la nostra anima. Va bene? Quindi come potete cercate di organizzarvi. C'è la mia carissima amica Alba, lei abita in un appartamento in città a Lucca, ha sfruttato l'attico della suocera, si è data da fare, ha fatto delle grandi scatole di legno, poi si è interessata a portarci tutta la terra dentro, poi ci ha piantato un sacco di cose, insomma ha fatto un bellissimo orto nell'attico della suocera, alla quale ovviamente non è abituata, quindi però per dire, ecco, lei anche se va a vedere delle scatole di legno con dentro delle piantine è soddisfattissima. La donna è creativa, pensate che tantissimi anni fa, ma si parla di 5.000 anni fa, era la donna che si occupava dell'agricoltura, perché era donna che conosceva la terra, che conosceva le piante. Non ci dimentichiamo che 9 milioni di guaritrici, che poi erano state chiamate streghe, sono state ammazzate. Quindi solo perché conoscevano bene le erbe, gli alberi, la natura, vivevano nei boschi. Quindi è la donna che rappresenta la terra e noi siamo le prime a doverci riavvicinare e a farla rispettare. Va bene? Quindi questo oggi è il mio piccolo messaggio. Ho messo il video del mio bambino che sta imparando a leccare le parti del corpo. Spero vi sia piaciuto. E come sempre vi abbraccio e chi si trova a voler passare per Lucca, che mi chiami pure, che possiamo incontrarci, come è successo con tante altre ragazze. Vi abbraccio, un bacio grande a tutti voi. Ciao!